Allora, giustamente ci sono frecce che prediligono una punta più pesante e ci sono frecce che possono avere anche una punta più leggera. Facciamo un esempio. La freccia d'alluminio vola benissimo con punte da 60 grani. Perché l'alluminio si comporta, ha una flessibilità diversa dal carbonio, ha una flessibilità diversa, si comporta in modo ondulatorio, in modo diverso dal carbonio, si comporta in modo ondulatorio diverso dal carbonio e alluminio e permette di avere una punta molto leggera, tant'è che le frecce standard, le punte standard delle frecce di alluminio sono da 64 grani e funzionano alla perfezione, perché le frecce d'alluminio hanno un fuoco ottimale del 7%, è stato stabilito da... ok? Quindi se io monto sulle frecce d'alluminio delle punte da 120 gradi e dico che volano meglio, ho commesso con due errori, le ho fatti funzionare, non va bene perché il fuoco ottimale delle frecce di alluminio è del 7%. Poi se il compound monta le punte da 180 grani e il compound, noi stiamo tirando col compound? No, stiamo tirando con l'acqua. Il compound ha i suoi motivi, non è questo il momento di capirlo. Ma a me funziona bene con 150 grani. A te funziona bene con 180, 150 grani, va bene. Però sappiate che il fuoco dell'alluminio è il 7%, quindi possiamo usare tranquillamente per il 19. Non c'è possibilità di affidamento diverso, perché in un certo modo legate al valore ottimale, cioè perché dovrebbe cambiare la forza, cioè, per esempio le break-off, perché avete la possibilità di spezzare? Certamente, perché dipende da dove le vai a montare e quanto sono lunghe le frecce, quanto sono corte le frecce. E da quanto sono lunghe o corte le frecce io devo stabilire il fuoco, quindi io se ho una freccia molto lunga posso mettere la posso fare più pesante, se ho una freccia molto più corta la posso fare più leggera, perché cambia la percentuale del fuoco, ecco perché io posso avere più o meno punte. E in ogni caso non sono fatte per l'arco nudo, ma sono fatte per l'arco olimpico. Per l'arco nudo nessuno produce niente, è tutto prodotto per quanto riguarda l'arco olimpico. Sull'arco olimpico ci sono altri problemi, deve arrivare a 70 metri, devo avere una freccia, una punta molto più pesante. Ma tu provate a mettere con l'arco nudo, arrivare per terra. Freccia pesante, no, scusate, punta pesante, freccia calante. Lo dice il problema. Punta pesante, freccia calante. Anche se sappiate che a parte il FOC non si può mettere troppo leggera, ma non si può mettere neanche troppo pesante, no? Se voi avete provate ad avere tre pietre da tirare, non semplicemente una stupidaggine, o tre frecce da tirare, una pietra grande così e una pietra grande così, qual è che andrà più distante? Dimmi, qual è che va più distante? Quella più piccola? Con la stessa forza. Ma no, assolutamente no. Assolutamente no. La media. Esatto, la media, bravissimo. Ci sarà un peso, una struttura tale che ottimale, una massa ottimale che mi permette di andare più distante. Non sarà quella più leggera, non sarà quella più pesante, ma sarà una nella quale andrà meglio. La stessa cosa vale per la freccia, ok? Dopodiché, quindi agiamo sulle libre soprattutto, e se non bastano dobbiamo cambiare i flettenti, e se non bastano, non vogliamo cambiare i flettenti, dobbiamo cambiare le frecce, non c'è molto da fare. Nell'arco nudo non possiamo permetterci di cambiare troppe libre, perché dobbiamo avere, io sono dell'idea che il libraggio deve essere ottimale,
per quanto riguarda l'arco nudo, non possiamo esagerare troppo. Nell'arco olimpico e nel compound possiamo permetterci gradatamente, come diceva Serena prima, di arrivare anche a 5-6 libri in più. Nel compound normalmente si fa così, no? Si comincia con 50 libre, poi ogni mese si aumenta di una libra e alla fine si arriva a 56 libre, che è poi la stragrande maggioranza di quello che gli uomini adoperano. E nell'arco olimpico uguale, no? Si comincia con 35 libre e poi si arriva a 45 libre, magari uno manco se ne accorge di averlo fatto, ma abbiamo una bilanciatura. Cioè, quando noi siamo qua e dobbiamo uscire dal clicker, tutta quella massa davanti ci aiuta a metterci in linea, ad allinearci e a mantenere nell'arco nudo un dramma, un disastro. Cioè, non è la stessa, assolutamente la stessa cosa. È molto difficile, quindi è opportuno, per essere il più precisi possibili, avere un libraggio ottimale, che è il 50% della forza massimale, e non discostarci da questo. Quindi purtroppo agire su libraggi aumentandoli non è sempre una scelta felice. Purtroppo alle volte dobbiamo cambiare i flettenti o cambiare lo spine delle frecce. Ecco perché è meglio, prima di comprare le frecce nuove, provarle magari di amici e vedere un po' qual è la condizione migliore, perché poi quello che conta alla fine è lo spine dinamico, no? È quello che serve, se serve a noi. Alle volte le frecce non si muovono, quindi bisogna cambiare la molla, bisogna mettere la molla un po' più dura, senza problemi. Il punto d'incocco molto spesso bisogna alzarlo, o alziamolo, non è un grosso problema. Abbiamo visto fino a mezzo pollice, 6 ottavi, possiamo arrivarci tranquillamente, non è un'idiozia arrivare a 6 ottavi o mezzo pollice con l'arco nudo. Non preoccupatevi di questo, non gridate allo scandalo. Se siete pignoli potete provare a fare delle variazioni di tiller chiudendo quello superiore per vedere se il punto di cocco si abbassa. Ma anche lì la tecnica del vostro allievo o la vostra tecnica deve essere tale che alle variazioni sullo strumento corrispondano uguali variazioni nel vostro tiro. Perché se il vostro tiro non è preciso, non vi accorgete delle differenze che andate ad apportare sulla vostra attrezzatura. Chiudere il tiro aumentare la potenza del flettente superiore. Aumentarla, perché se io lo piego in questo senso, che gli aumento la potenza, si avvicinerà e quindi diventerà più quindi sempre come diverso della stessa direzione. Ma chiudo il ditone, così non ho un grosso problema. Ma non deve essere di sotto il tiller rispetto al superiore? No, deve essere più chiuso il superiore dell'inferiore. Cioè deve essere inferiore, tiller superiore inferiore al tiller. Allora, devo aumentare, per essere certi, devo aumentare la potenza del flettente superiore. Quindi ridurre il tiller superiore. Così non ci sono dubbi. Devo aumentare la potenza del flettente superiore, eventualmente. Varie persone possono dire che gli alieni mi hanno portato. Posso dimmi tutto. Una ricerca che si è messo dubbio, sì, perché l'arco ritmico, se tu vai a misurare il punto di conto sulla corda, il ramo interiore è più lungo del ramo superiore. All'olimpico pierino, tu arco nudo, che fai lo spinto, scendi più giù, quando tu vai a prendere il ramo superiore è più lungo di quello interiore. No, sappiate comunque una questione fisica. Vabbè, l'abbiamo anche detto ieri, ma Cesare non c'era. In un sistema chiuso, quando si applica una forza a un sistema chiuso, queste forze vanno a intervenire sul ramo più debole. Funziona così. Sul ramo più forte
si bloccano e vanno a intervenire sulla lavoro più debole. Okay? Quindi se io ho uno string molto basso e tiro, per rendere i flettenti che funzionano nella stessa identica maniera, devo andare a intervenire sul flettente superiore, perché la forza andrà dove è più debole. E quindi deve rendere più forte il più debole. L'anno scorso c'è stata una forte discussione su questo con alcuni tecnici che hanno consigliato che alla fine. Lo so, io posso consigliare tutto il contrario di tutto, però non posso andare contro le leggi della fisica. Poi io posso, il problema qual è? Che alla verifica può succedere il contrario. Va bene, ma l'abbiamo detto. Ci sono situazioni in cui le cose possono anche andare al contrario, ma questo non ha significato, no? Non ha significato perché io non posso formulare una teoria scientifica su cosa mi sta capitando per caso. Siccome la seconda legge della termodinamica è sempre valida e quindi non possiamo fare altro che... Poi se il mio arco funziona chiudendo quello inferiore, dopo aver fatto 1000 prove e funziona, la rosata chiude e tutto funziona bene, benissimo. Ma da lì non posso stabilire, ok, è così che si fa per tutti, perché non è così, perché le leggi della fisica funzionano, nel nostro universo funzionano in questo modo. Quindi si può provare intanto a chiudere il flettente superiore, poi magari per combinazione i flettenti non hanno la stessa potenza, quindi devo agire in un altro modo. Apposta l'hanno fatti, no? questi bitoni, per evitare che i flettenti, non avendo la stessa potenza, io possa intervenire velocemente per renderli, sempre tenendo conto che però vado a variare gli angoli geometrici, che non è il massimo che posso fare, quindi sarebbe opportuno cambiare i flettenti, però qualche piccola variazione la posso fare. Con l'arco nudo, abbiamo detto, posso fare qualche cosa in più, ma quello che conta di tutto è la mia tecnica, è il mio tiro, è il tiro. Cioè, quando avrò un buon... Più sono bravo, è un paradosso la messa a punto, no? Perché se non sono bravo la messa a punto conta pochissimo. Se sono bravissimo la messa a punto conta ancora di meno, perché è troppo facile fare una messa a punto, no? Però logicamente arciere e arco devono mettersi insieme, no? Perché è l'arciere che va a cambiare lo spine della freccia, quindi da statico diventa dinamico, e quindi è quello che noi dobbiamo poi fare. Per ricordiamoci, la punta della freccia non deve entrare nella messa a punto, perché la punta della freccia deve essere ottimale per il suo volo. Quindi io consiglio sempre di utilizzare una punta opportuna, un fuoco opportuno, ottimale per quella freccia che sto utilizzando, e poi andare a cambiare quello che devo cambiare, o la flessibilità della freccia o la potenza dell'arco, che sono le cose più importanti. Si può operare anche sul brace? Si può operare anche sul brace. Però diciamo, cos'è il brace alla fine, no? Il brace, intanto il costruttore dice, ormai è più o meno uguale per tutti. Le variazioni di brace, sì, sono importanti, ma ormai non tanto importanti come tutto il resto. Io posso trovare una combinazione che mi permetta di avere una condizione ottimale. Normalmente il suono della corda, il suono che fa normalmente è la rigidità della corda più che il brace che ho ottenuto, e quindi alle volte non si riesce a togliere questo rumore se non cambiando magari il tipo di filato. Il brace non è altro che il tempo, la variazione del tempo in cui la corda spinge la freccia. Su questo non ci sono dubbi, no? Se io ho un brace molto più alto, vuol dire che la corda spingerà la freccia in un tempo minore. Se un brace
più basso vuol dire che la corda spingerà la freccia in un tempo maggiore, ok? Non solo fa questo, ma se è vero come è vero che la corda nell'arco nudo, specialmente nell'arco nudo e nell'arco olimpico, non ha una traiettoria lineare, ok? Non ce l'ha, ce la compare forse, ma l'arco non ce l'ha, no? Per effetto della rotazione delle dita la corda ha una specie di otto, quindi ruota in un certo modo, perché per l'appunto questa rotazione della freccia, della corda, che non va esattamente in modo, sul piano verticale, in modo lineare, effettua il paradosso dell'arciere, ok? Fa ruotare la freccia, fa utilizzare il bottone per minimizzare o variare leggermente la prima spinta, in modo tale da mettere i nodi in perpendicolari al... l'abbiamo tutto detto ieri questo, no? Ma cosa fa anche il brace? Farà staccare la freccia in un punto di tangenza sempre diverso. Se è vero come è vero che la corda è sempre in curva, la variazione di brace farà staccare la freccia in un punto di tangenza, in un angolo di tangenza sempre diverso. Ed ecco che lì forse abbiamo veramente un problema dove si staccherà la freccia, che va ottimizzato. Nell'arco nudo è meglio avere meno tempo di spinta. Meno tempo di spinta abbiamo, meno possibilità. Vi ricordate che quando rilasciamo l'arco viene verso la nostra mano? Dove va l'arco quando lascia la corda? In avanti o indietro? Quando lascia la corda l'arco viene verso di noi, sempre per le leggi della fisica. Sempre per le leggi della fisica. Quando i riflettenti si spostano poi avanti, però ormai la freccia si è già staccata. Quando l'arco va avanti la freccia già sta volando, posso mollare la tarantella che non influisco più sul volo della freccia, ok? Però siccome quando rilascio la freccia l'arco spinge sulla nostra mano, già spinge, ma aumenterà la spinta per effetto dei flettenti che si stanno chiudendo, che si stanno aprendo e chiudendo, è logico che meno tempo di spinta alla freccia, meno possibilità di torsione abbiamo. È una cosa minima, ma alle volte può fare la differenza. Quindi è sempre meglio un po' di più che un po' di meno. Quindi stiamo dalla parte più alta possibile di quel range dell'arco, cioè non stiamo troppo bassi, quindi dobbiamo fare attenzione. Ma io utilizzo 66 pollici, io ho lungo 26 e mezzo circa, un accorcio, e uso un brace di 8 e mezzo, con 66 pollici 8 e mezzo. Con 68 pollici possiamo stare da 8 e mezzo a 9, e con 70 pollici possiamo arrivare anche a 9 e mezzo tranquillamente. Però diciamo che nell'arco nudo 70 pollici io non le consiglio minimamente, assolutamente no. Perché noi dobbiamo evitare nel modo più assoluto la torsione, le torsioni. Più abbiamo i flettenti lunghi e più c'è possibilità di torsione e quindi di rosata caotica. Non abbiamo bilanciamento, quindi non dobbiamo ragionare come se avessimo tutte queste prerogative che ci permettono di sbagliare, di minimizzare gli errori. Anche perché se noi abbiamo tanto peso in avanti, tanto per chiudere il discorso, con l'arco olimpico che abbiamo tutto questo peso al prolunghino e tutto questo peso in avanti, sbilanciato in avanti, e questa è un'inerzia straordinaria quando rilasciamo la corda. È un'inerzia che minimizza gli errori e le possibilità di torsioni sull'impugnatura, ve ne rendete conto, no?
se abbiamo detto che nell'arco nudo quando rilascio per effetto dei flettenti che si chiudono, è logico, no? È una molla, se la lascio, la molla fa questo, non c'è dubbio. Perché su questo fatto. Insomma, se io ho tutta una massa in avanti, questa massa avrà un'inerzia e spingerà molto di meno, o comunque minimizzerà la possibilità. Invece nell'arco nudo non ce l'abbiamo, questa possibilità di torsione è notevole, specialmente se abbiamo la mano rigida, se abbiamo il dito di Buckingham Palace. L'accoppiamento tra riser, cioè la lunghezza dei riser e lunghezza dei flettenti per arrivare a delle lunghezze finali, come dava la scelta? Io sono sempre dell'idea che se abbiamo senza problemi possiamo prendere un riser da 23 pollici. Non avete remore, non abbiate remore sui riser da 23 pollici. Chi ha degli allunghi molto bassi, che può essere tipo 25-26, può benissimo prendere un riser da 23 pollici e quindi arrivare a 64 con i 366 senza problemi, non c'è un grosso problema. Io tenderei a consigliare di non esagerare nella lunghezza dei flettenti, perché se non avete proprio 32, io ho visto addirittura utilizzare riser da 27 pollici nell'arco, il che non è consigliabile, non è consigliabile. Vabbè, se hanno 32 pollici da lungo magari si devono far fare le frecce a porta, perché quindi, non ci sono quelle frecce. Quindi a me che hanno sempre consigliato, che sono grandi, dei 70 a 70, posso fare da 68? Certamente sì. Invece una cosa di 29,4. Va bene, 68. Anzi, ti consiglio senz'altro 68. Purtroppo. Ti consiglio senz'altro del 68, nel modo più assoluto. Diciamo che 70 oltre i 30 pollici, ma 30-31 pollici da 70 bisogna andare. Ma voi sapete perché è stata inventata sta storia dei pollici, della lunga dei pollici? Perché poi alla fine viene a capire, no? Cioè, sta storia che devo avere il 66, sta storia che devo avere il 68, sta storia che devo avere il 70, da dove nasce? La lunghezza del braccio, ma perché? Ma perché? Perché gli archi da caccia sono da 60 pollici e funzionano alla perfezione, sono precisissimi. Sono precisissime. Ma sono 19 laser, 19 pollici fisse. Ma allora, da dove scaturisce questa? Perché alla fine uno potrebbe anche essere curioso, no? Ma perché io devo averlo da 66? Perché devo averlo da 68? Perché devo averlo da 70? A uno, la prima cosa che può venire in mente è di, ma se è troppo corto non ci stanno le dita. Vi assicuro che non fanno angoli corti, perché io ho utilizzato archi da 60 pollici col guantino, non mi ha dato nessun 60, 60 pollici, non mi ha dato nessunissimo fastidio quell'angolo, ed era da 60 pollici al mio allungo e non mi ha dato nessun, quindi è una cavolata il fatto di avere un angolo che non ci stanno le dita. Io posso capire il compound asse 32, logico che ci va lo sgancio meccanico, però 60 non è 32, 32 posso capire. Perché nei tempi antichi i flettenti venivano prodotti in maniera non proprio così straordinaria e venivano prodotti in modo tale che nel loro diagramma di trazione, un diagramma di trazione si può fare, no? Io sulle coordinate metto i pollici e dall'altra parte metto le libre e quindi vedo cosa succede, no? Un pollice, una libra, due pollici, tre libre, tre pollici, quattro libre, e quindi faccio un diagramma, ok? Non so qua. Però viene un diagramma. Questo diagramma non è mai lineare dall'inizio alla fine, ok? Non è lineare, cioè A
un tot di trazione corrisponde in modo direttamente proporzionale delle libre, ma avrà i cosiddetti stack, cioè o comincia o è una curva o una curva contraria, può essere una parabola, può essere un'iperbole, ma difficilmente è una linea precisa, ok? Come venivano prodotti i flettenti una volta? Curando che almeno una parte di curva di trazione fosse lineare, perché non riuscivano a farlo, la costruzione non era così sofisticata come adesso, e quindi almeno una parte fosse lineare. Dove andavano a posizionarla questa parte? Allora, nella costruzione dei flettenti da 66 pollici la parte lineare la mettevano sugli allunghi da 25 a 27, negli archi da 68, negli flettenti da 68 pollici la zona lineare la mettevano da 27 a 29, negli archi da 70 pollici la parte lineare del diagramma di trazione lo mettevano da 29 in avanti. Ecco perché è rimasta questa nomea. È rimasta questa nomea perché i flettenti una volta avevano il diagramma di trazione lineare, quindi che ad ogni allungo corrispondeva esattamente in modo proporzionato un aumento di libraggio, una piccola zona che corrispondeva a una piccola zona di allungo. Quindi i 66 pollici avevano la zona lineare quando arrivo, perché tutto era pensato per uscire dal clicker senza stack positivi o negativi. Cosa sono gli stack? Un forte aumento, un aumento o una diminuzione improvvisa di potenza dell'arco. Ok? Ci siamo, avete capito? Oramai non è più così. I flettenti sono costruiti in modo straordinario, materiali straordinari. I componenti con cui sono stati costruiti permettono una linearità, il diagramma di trazione ha una linearità praticamente identica. Io posso solo scegliere da un modello all'altro se comincia la potenza è all'inizio, e quindi lo stack è all'inizio o lo stack è alla fine, ma la zona lineare è molto più vasta, quindi posso scegliere molto più facilmente il mio arco. Anche con 30 pollici di allungo, per dire, con 30 pollici di allungo io posso scegliere i flettenti da 66, perché la zona lineare è comunque talmente elevata che può essere utilizzata anche da allunghi notevoli. Quindi non c'è più una scelta legata al proprio allungo. Il flettente non soffre con questi allunghi? Non soffre minimamente, assolutamente no. Nel modo più assoluto. E non lo dico io, lo dicono i costruttori. La scelta più larga o più corto, perché non è detto che una ragazza o un ragazzo, una ragazza magari no, persone adulte che hanno degli allunghi molto corti possono tranquillamente utilizzare 64 pollici. Non prendete in considerazione i 64 pollici tranquillamente, per l'assoluto. Perché utilizzare 66 pollici quando una donna, un uomo bassi hanno 25 pollici di freccia? Alle volte io vedo 25 pollici di freccia, non sono la rarità. Perché non utilizzare 64 pollici? Quindi il riser da 23 esiste, non è una ma però ho sempre letto che non si deve fare, no. Non è vero, ormai le tecnologie sono aumentate, quindi non c'è più questa. Benissimo.
chi ti guarda non ti deve guardare come Satana, ma ti deve